maestro arrivava sempre con le mani e le braccia cariche di cose che rischiavano di cadere da tutte le parti. Libri, miele, panini. Una gran borsa, la pipa, gli occhiali, pennelli e un mucchio di altre cose. Quando riusciva a portarle tutte dentro l'aula, le arrotolava sul tavolo e le metteva un po' in ordine. Poi andava alla finestra, guardava fuori, ci chiamava accanto a sé e diceva: oggi impareremo delle cose nuove, molto importanti, ci vorrà molto impegno. Allora ci mettevamo tutte a sedere. Lui infilava gli occhiali, prendeva in mano la pipa e cominciava a raccontare. Tanti, tanti anni fa, il re delle nuvole era ancora un marmocchietto e viveva in grande amicizia con il re del sole. Un altro giorno invece cominciava così. Domenica mattina alle 6 del pomeriggio navigavo tranquillo con la mia barchetta. Oppure un altro giorno iniziavo a raccontare. C'era una volta una donna piccolissima. Oppure un altro giorno, in un paese lontano, lontano. E così raccontava le storie di tutti i tempi, di tutti i paesi. E noi, attentissimi, stavamo aggrappati alla sua voce che ci raccontava di mari e navi fantasma, di boschi incantati, di castelli paurosi, e ci parlava di streghe e maghi, gnomi e giganti. Sirene e uccelli. E pentole magiche. E raccontava del pirata dagli occhi rossi e la gamba finta di legno che inseguiva la balena bianca. E raccontava del buco di bordo, capo dei pirati. E agli animali parlanti. E di aquiloni. Acque magiche. Uccelli. Uomini. E donne mai stanchi e sempre felici.